questo nuovo video. Oggi sono qui con il Mac per farvi un mukbang e per rispondere appunto alle vostre domande. E quindi io direi subito di iniziare, che ho una fame assurda. Allora, ho preso le patatine, il Gran Crisp McBacon e la Coca-Cola menù grande. Sono fuori, è un caldo assurdo, però non so, avevo voglia di stare fuori, speriamo che si senta bene. Allora, ho selezionato alcune domande, non tante perché appunto ho preso soltanto un panino. E iniziamo subito con la prima. Allora, che scuola superiore hai fatto? Allora, io ho fatto praticamente una cosa che non mi piace affatto, però quando l'ho scelta appunto ero convintissima che avrei fatto quello di lavoro. E praticamente io ho fatto Lipsia Moda. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ho fatto cose inerenti alla moda, cucito, modellistica, queste cose qui. Quindi si sa cucire, fare carta modelli, queste cose qua. E mi è piaciuta molto come scuola, cioè sinceramente la rifarei. Anche perché rispetto a tante altre non saprei che altro fare. L'altro? Era il legnetto. Azzagniamo il panino, va? Cioè, quanto è bello! Io lo amo. Cioè, è stupendo. Voi non credete? Buonissimo. Allora, buonissimo. Allora, altra domanda. Ma il nome di Bull lo hai deciso tu? Comunque bellissimo, grazie tante. Allora, sfatiamo questo mito. Io ho scelto Bullseye come nome di Bull, appunto, sul nome del documento, del passaporto, scusate. Mentre, cioè anche da fuori si sente mio fratello, spero di no. Allora, vi dicevo, io ho messo quel nome sul passaporto, però sul suo documento appunto del americano, lui si chiama Byron Poco Doc Ann, quindi il suo nome vero sarebbe Byron Poco Doc Ann, appunto, però a me non piaceva il nome Byron. E quindi sul passaporto io ci ho fatto scrivere Bullseye. Quindi, cioè, alla fin fine si chiama Bullseye. Quello l'ho scelto io, Byron non l'ho scelto io. Mangiamo un altro pezzettino. Cioè, la salsa di questo, non so ragazzi, ma è qualcosa di fantastico. Sto morendo. Comunque certo che tra, guardate la salsina, adoro. Comunque io non lo vedrei con nessun altro nome, cioè secondo me è troppo bello il nome Bullseye, cioè gli si dice proprio è lui, cioè. Poi Bullseye, Bull è fantastico. Un'altra ragazza mi chiede: hai fatto qualche gara con il tuo cavallo? Allora ragazzi, non so se vi siete persi qualche video. Comunque Bull ha 3 anni e quasi e mezzo. E appunto sta finendo la doma, quindi cioè, anche volendo era impossibile riuscire a fare una gara o qualsiasi cosa. In ogni caso, una volta nella vita mi piacerebbe portarlo in gara,
non so ancora che tipo di gara, che tipo di disciplina, però così per provare, tipo anche con Balto, sono... mamma mia signore, mi è andata tutta dentro, anche con Balto, per provare, perché non gestisco molto bene l'ansia, però per provare una l'abbiamo fatta, alla fine è andata pure bene, infatti penso che ne rifaremo altri io e Baltino, anche perché tra poco ricomincerò a fare agility, finalmente. E quindi penso proprio che lo riporterò in gara questo bambino gigante. E con Bull appunto si vedrà un po', dipende dallo svilupparsi, non mi metto nessun freno sinceramente. Quello che vorrò fare lo farò ovviamente nei limiti del possibile. Però appunto non escludo nulla. Poi un'altra ragazza mi chiede: ha mai sgroppato il tuo cavallo? No. Secondo me non so nemmeno che cosa vuol dire sgroppare. Cioè, non è proprio una cosa che gli appartiene. Cioè, tipo mentre sta sul paddock o cose così. Sì, ma anche là proprio raramente. Allora mi chiedono: viaggio dei sogni? Allora, io sto morendo perché l'anno scorso, dopo tanto, dovevo andare in Islanda. Islanda o a sentire dal come si chiama? Agenzia di viaggi. Mi avevano consigliato un'altra meta che era ancora meglio dell'Islanda, mi avevano detto. Però sinceramente adesso non mi viene in mente. Ogni caso io sogno di vedere l'aurora boreale e quei paesaggi là. Però appunto l'anno scorso ci sarei dovuta andare, avevamo sentito per il prezzo e tutto quanto. Soltanto che poi mi sono fatta male, sono stata male per tutto l'anno scorso praticamente. E quindi non lavorando, chi me lo pagava il viaggio? Adesso mi mangio il panino perché c'è la fame. Allora, quale colore sta meglio a Bull? Per me sta molto bene anche il verde acqua, sì. Il verde fluo che io ho messo. Secondo me gli sta male il verde fluo. Poi mi ci piace molto tipo il lilla, però so che molti di voi non saranno d'accordo. Cioè tutte cose dello stesso colore, magari, che ne so, rosa, lilla. Però per esempio a me le protezioni lilla, o per esempio io ho preso una maschera lilla, cioè non ci trovo nulla di sbagliato, insomma. Anche perché, sì, come quello gli sta bene, punto. Comunque non so poi che colori potrebbero stare bene, perché appunto io ho messo solo il verde e il lila. Anche perché, diciamo, in sottosella all'americano non è che sono poi così tanto economici come magari puoi trovare quelli inglesi. Quindi c'ho quello là, grigio, stop. E vabbè, quello di Sally che usavo all'inizio con Bull. Poi appunto adesso c'è quello in feltro grigio. E stop. Cioè, ho quasi finito la Coca-Cola. Vabbè. Però se avete magari dei... cioè ci capite qualcosa, perché io veramente non so che colori metti io sinceramente, perché non riesco a capire quali possono stare bene. Quindi se magari avete dei colori da consigliarmi, scrivete a parte azzurro perché non mi ci piace proprio. Però per gli altri, insomma, se avete qualche colore da consigliarmi, andate pure. Scusate, ma non so dove... ancora devo prendere un attimo l'occhio per guardare bene sulla telecamera del telefono, perché ogni tanto mi sbaglio e mi dimentico che devo guardare proprio sulla telecamera per non far vedere che tipo ho gli occhi storti, tipo ora sto guardando me stessa, quindi
Mentre quando guardo il libro, vedete, voi mi vedete con gli occhi dritti. Vabbè, sono i miei ragionamenti. Sto domando sul balcino. Questa qui. Però i fari dei cuccioli a balzo, allora, sarebbe stato un sogno per me. Però purtroppo lui ha avuto dei problemi alle spalle, cioè gli si staccava dei pezzi di cartilagine, diciamo, per farvela semplice. E quindi purtroppo è una cosa che si potrebbe trasmettere ai futuri bambini. E quindi purtroppo verso novembre lo castrerò, perché tanto comunque non posso farlo riprodurre, perché appunto non vorrei che nessuna persona passasse su una situazione come sono passata io, né per quanto è brutto proprio vivere, che comunque due interventi abbastanza impegnativi, perché comunque gli aprono tutta la spalla per togliere un pezzettino così di cartilagine. Però a parte quello è proprio un intervento veramente costoso che non vorrei che nessuno affrontasse, perché io poi due spalle. Comunque questo problema purtroppo è venuto, se no a voglia l'avrei fatto già riprodurre da un bel pezzo. Dato che non lo farò mai riprodurre, è inutile tenerlo, insomma, e non castrarlo per fargli venire. Cioè, gli faccio comunque prevenzione per i tumori. Poi, dove ti vedi tra 10 anni? Ah, tra 10 anni? Spero che a quel punto. Spero di avere già un lavoro che mi soddisfi. Magari sposata con una mia casa, quello sì. E nulla. Io spero solo di trovare la mia strada, diciamo. Questo è quanto. Quindi penso che si possa concludere anche questo video. Roberto. E nulla, spero che comunque vi abbia tenuto compagnia. Adesso ho alcuni video che sto continuando, che per finirli mi servono un po' di settimane. Però sabato vedrete un video che mi avete tanto richiesto. E quindi sono molto contenta. E nulla, io vi aspetto. No, scusate, non sabato. Perché adesso, come ho detto su Instagram, ho mischiato i due sondaggi, perché vi avevo lasciato un sondaggio qui sia su YouTube che su Instagram. E ho mixato i risultati, insomma. E ha vinto di molto. Veramente molto il venerdì. Quindi riproverò a postare il venerdì e vediamo un po' come va. E ecco. Quindi io vi aspetto venerdì con un altro video, sempre alle 14:30. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao!